Nel primo trimestre del 2021 sul territorio provinciale teramano si sono verificati 608 infortuni, dei quali 554 in occasione di lavoro e 54 in itinere, e sono stati denunciati 3 incidenti mortali. Per questo motivo i segretari provinciali di CGIL, CISL e UIL hanno manifestato sotto la prefettura di Teramo per rimarcare la necessità di stipulare attraverso un rinnovato atto di responsabilità collettiva tra governo, istituzioni, conferenza Stato-Regione, enti preposti e parti sociali un grande patto per la salute e la sicurezza sul lavoro. È un presidio che nasce da una serie di iniziative che si stanno svolgendo a livello nazionale e che si concluderanno per quello che ci riguarda domani con una manifestazione regionale. In tutte queste iniziative a livello unitario stiamo chiedendo, così come facciamo d'altronde da 2 anni almeno a questa parte, in modo insistente, di porre al centro dell'agenda quotidiana anche e soprattutto il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. E in questa mattinata il nostro intento è quello di contestualizzare rispetto a questa provincia quelli che sono i problemi, ed è per questo che abbiamo deciso che nei prossimi giorni da una parte chiederemo un tavolo, un incontro all'INAIL e all'Ispettorato, perché riteniamo sia necessario innanzitutto monitorare bene i dati e capire poi quali sono le situazioni anche per i vari settori. Noi abbiamo una piattaforma nazionale che diciamo comunque sia che bisogna appunto affrontarlo radicalmente dentro un piano quinquennale, il problema della sicurezza, partendo anche dalle scuole, perché partendo dalle scuole, mandando in qualche modo a dire alle scuole che cosa significa, dicendo agli imprenditori che c'è bisogno di formazione sulla scuola, c'è bisogno anche di formazione degli imprenditori rispetto a quello che in qualche modo la prevenzione. Allora, tutte queste cose in pratica, tutte cose, possono essere messe in campo, ma per metterle in campo bisogna in pratica sapere che non si devono fare le scelte come quelle che si stanno facendo, e quindi l'appello al Parlamento, al Governo, insomma, che mettono in campo le misure giuste, corrette, perché la prevenzione sia una realtà che in qualche modo può essere colta e può essere in qualche modo rassicurare chi sta a lavorare. Noi oggi, nella serie di incontri che abbiamo programmato in tutta la regione, siamo a Teramo per consegnare al prefetto un documento sulla sicurezza. Vogliamo un patto sulla sicurezza che coinvolgano tutte le associazioni datoriali, tutte le associazioni istituzionali, per parlare di un problema serio che non ci può vedere indifferenti. Dobbiamo fermare gli infortuni sul lavoro, ma soprattutto le morti sul lavoro. Noi siamo insieme con i lavoratori, abbiamo i nostri rappresentanti della sicurezza, abbiamo un decreto legislativo che prevede determinate normative che vogliamo che siano messe in campo per la tutela di quelle persone che escono la mattina per andare a lavoro e devono rientrare a casa dai propri familiari dopo il lavoro senza incidenti e senza provare dolore per quelle persone che invece non rientrano a causa di incidenti che potrebbero essere evitati con la formazione e con la prevenzione.